Francesco Borgonovo e il fascismo. Francesco Borgonovo è l'astro nascente del giornalismo italiano. E Francesco Borgonovo ci sa fare. È direttore del quotidiano La Verità e lo ascoltiamo spesso nei talk show televisivi. Ci sa fare Francesco Borgonovo. E qua Francesco Borgonovo ci parla del fascismo, anche in riferimento a Gianfranco Fini, e dice che il fascismo non è male assoluto. Tu sei bravo, Francesco Borgonovo, ti dico la verità, Francesco Borgonovo, tu sei bravo, però ti devi confrontare con Serafino Massoni, Francesco Borgonovo. Serafino Massoni è questo signore qua, vedi, Francesco Borgonovo, tu sei un giovanotto, credo avrai, cosa hai, 40 anni, sì e no, lo sai, Francesco Borgonovo, che io, Serafino Massoni, di anni ne ho quasi 82, sono stato professore di filosofia e storia nei licei classici scientifici, poi sono stato preside di ruolo sempre nei licei classici scientifici e attualmente opero sulla grande piattaforma mondiale YouTube e ho circa 11 milioni di visualizzazioni, benché io abbia circa 82 anni. Ho scritto tante opere, sai, Francesco Borgonovo, sai, tante opere, Francesco Borgonovo. E io invece ti spiego perché il fascismo è stato un male assoluto, ti spiego perché il fascismo, non parlo del nazismo di Adolf Hitler, sto parlando del fascismo di Benito Mussolini, nel 1938 ha varato le leggi per la purezza della razza italica. In pratica erano leggi contro gli ebrei, in pratica, vero? Lo sai, vero, Francesco Borgonovo, lo sai, vero, che le leggi del 1938, chiamate leggi per la salvaguardia, la purezza della razza ariana, erano leggi contro gli ebrei. Noi in quel tempo eravamo, 40-50 milioni di abitanti, in Italia c'erano 40.000 ebrei, non si capisce come mai Benito Mussolini avesse paura che 40.000-50.000 ebrei potessero contaminare la razza italica di 40-45-50 milioni di abitanti, non si capisce. Ma la cosa grave, caro Francesco Borgonovo, è che Duce non sapeva che Gesù era un ebreo. Ma tu Francesco Borgonovo lo sai che Gesù era ebreo? Lo sai che Gesù era ebreo al 100%? Perché Gesù era figlio di Maria, la quale Maria era un'ebrea che discendeva dalla stirpe di Re David. E chi fosse il papà di Gesù ancora nessuno lo sa, non si sa chi fosse il papà di Gesù, Francesco Borgonovo. Ma per gli ebrei il papà non conta, per gli ebrei si diventa ebrei solo se si nasce da mamma ebrea. E poiché Gesù era nato da mamma ebrea, Gesù era ebreo, allora facendo le leggi contro gli ebrei, il fascismo di Benito Mussolini si è messo contro Gesù e quindi si è messo contro il cristianesimo, perché è stato Gesù a fondare il cristianesimo, capito, Francesco Borgonovo? Il comunismo mica ci si è messo contro Gesù, il comunismo, Stalin mica le ha fatte le leggi contro gli ebrei, Stalin, anzi Stalin è stato Stalin, l'URSS di Stalin è stato il primo stato a riconoscere lo Stato di Israele, lo sai Francesco Borgonovo, che l'URSS di Stalin è stato il primo stato al mondo a riconoscere la nuova patria degli ebrei, lo Stato di Israele, quando nacque lo Stato di Israele nel 1948, lo sai? È stato il male assoluto il fascismo, perché si è messo contro Gesù, capito? Perché Gesù era un ebreo.
il fascismo ha fatto le leggi contro gli ebrei, dimenticando che Gesù è un ebreo, hai capito, Francesco Borgonovo? E tu ancora non l'avevi conosciuto Serafino Massoni, adesso Serafino Massoni te lo faccio conoscere io, Francesco Borgonovo. Eccolo qua Serafino Massoni, Francesco Borgonovo, caro Francesco Borgonovo. La vedi la mia storia della filosofia, Francesco Borgonovo? La vedi questa mia opera scientifica che sta in tutto il mondo, From Matriarchi to Patriarchi? Beh, Francesco Borgonovo, guarda, mi sei tanto simpatico, però tu dovevi conoscere Serafino Massoni, e il quale Serafino Massoni ti spiega perché il fascismo è stato il male assoluto, si è messo contro Gesù, cioè si è messo contro gli ebrei, contro Gesù. Va bene Francesco Borgonovo? Ah, voglio far sentire le tue pirole, sentiamo le tue pirole. Quello che è passato, cioè che il fascismo è male assoluto, il fascismo non è male assoluto, il fascismo è un'epoca storica, è stato un regime che è stato... Sì, hai capito? No, è il male assoluto perché si è messo contro Gesù. Caro, tu non gli vuoi bene Gesù, Francesco Borgonovo? Ma lo sai che Gesù era un ebreo, Francesco Borgonovo? Tu non gli vuoi bene Gesù, Francesco Borgonovo? Sei direttore della verità, ma lo sai cosa diceva Gesù? Io sono la via, la verità e la vita, diceva la verità. Dai Francesco Borgonovo, segui la web tv di Serafino Massoni, caro Francesco Borgonovo. A te Francesco Borgonovo e a tutti voi tanti cari saluti da Serafino Massoni.